Notte di terrore tra Giuliano e Parete per l'esplosione di tre ordigni. Una bomba è stata fatta esplodere fuori al negozio di onoranze funebri di via Oasis Avocore a Giuliano, mentre un'altra a Piazza del Popolo a Parete. Il racket ha danneggiato le due sedi della ditta di onoranze funebri russo, ma nel merino è finita anche l'agenzia immobiliare Meraglia a Parete. L'esplosione, poco dopo l'una del mattino, nella zona periferica di Giuliano e contemporaneamente al centro storico della vicina Parete. I malviventi hanno posizionato i due ordini davanti agli ingressi e hanno distrutto le vetrate e le serrande. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri della compagnia di Giuliano insieme ai colleghi della stazione di Parete e a quelli di Aversa. Sempre a Parete, allo stesso orario, è stata fatta esplodere una bomba davanti alla sede dell'immobiliare Miraglia, di cui il titolare è un ex consigliere del comune di Parete. Ma a destare preoccupazioni e il precedente che riguarda la ditta di onoranze funebri, dove oltre dieci anni fa fu assassinato un dipendente per mano dei casalesi, a sparare coi Kalashnikov fu proprio il killer spietato Setola.